Ciao a tutti, io sono Slab e prima di iniziare con il nostro appuntamento settimanale con Mairo, permettetemi di abbracciarvi, insomma, e di augurarvi buon fine anno e buon anno nuovo. Questo 2021 è stato un anno strano, siamo riusciti a superarlo, quindi già questa è una cosa buona e in generale spero che durante, per l'appunto, il corso di questo annetto abbiate trovato qui sul canale un luogo di svago, un luogo dove fare amicizia e dove parlare in generale liberamente, lo spero tanto. Ci sono ovviamente tanti progetti in ballo anche per questo 2022 in arrivo che spero vi piaceranno, approfondiremo tantissime altre opere, oltre My Hero, Attack on Titan e quelle che già trattiamo. Quindi, in generale, continuiamo così, siamo una gran bella community e questa è la storia di come siamo diventati più grandi degli eroi. Parte 1, poi la parte 2 ovviamente uscirà nel 2022. Un'ultimissima cosa prima di iniziare, vi ricordo che qualora voleste recuperare il manga cartaceo di My Hero Academia, lo trovate in generale su Inside Collectors, insieme anche a statue, articoli dal Giappone e variant. Quindi mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete usate anche insomma il codice sconto TheSlabs per il 5%. E detto ciò, iniziamo subito. Dunque il capitolo 339 di My Hero Academia in realtà personalmente l'ho trovato abbastanza vuoto, è un ulteriore capitolo dove Horikoshi ci ripete cose che già sappiamo, ma in questo caso ci mette anche la pulce nell'orecchio per alcune vicende che potrebbero accadere in un futuro prossimo. All'inizio del capitolo ci viene infatti mostrata la nuova sala della classe di supporto, per l'appunto, che adesso è praticamente adibita a sala di controllo dell'armatura che protegge la UA, una sorta insomma di Ultron a protezione della scuola, i cui blocchi, attenzione, a quanto pare non si muovono solo sottoterra, orizzontale eccetera, ma possono anche volare. Questa cosa è molto interessante, ma è interessante in realtà se la andiamo a confrontare con questa illustrazione ufficiale di Horikoshi presentata ormai già un annetto fa in occasione di una mostra di My Hero. Ecco, dunque, i blocchi volano, ci sono dei Kuraraka che per l'appunto precipitano dal cielo. Una possibile per l'appunto visione potrebbe essere che la battaglia alla fine si sposterà tra i blocchi fluttuanti della UA. Non lo so, cosa ne dite? Qui nella sala dedicata alla classe di supporto abbiamo quindi Deku e Ida che chiedono a Mayatsume di produrgli nuovi per l'appunto Makigeni e gadget di supporto per i propri costumi. Ecco, magari la cosa interessante da notare in questa parte è sicuramente tutto il discorso riferito a Melissa, sebbene questa non venga menzionata. Vi ricordo che Melissa è la figlia di David, l'amico di All Might, che ha sviluppato i Gauntlet per Deku durante il primo film dell'opera. Alla fine Deku e Ida si dirigeranno poi da Mountain Lady e dagli altri della prima A per dare inizio a questa missione di ricerca. Missione di ricerca di AFO e del fronte di liberazione del paranormale. Nel frattempo la scena si sposta nel Kansai, non ho capito bene il perché alla fine, ma qui vediamo la cosa più importante del capitolo, ovvero Nejirado con i capelli corti. E niente, alla fine il capitolo si conclude con l'affermazione che la battaglia finale, totale, devastante, sta per l'appunto per arrivare, e alla fine vediamo All Might che dice per l'appunto che anche il piano di riserva, qualora le cose dovessero andare male, è pronto, e qui vediamo anche un piccolo Hawks dietro di lui. Insomma, è stato anch'esso un capitolo di transizione che però perlomeno ci ha messo la pulce nell'orecchio per molte questioni che potremo vedere, come detto all'inizio video, nel prossimo futuro. Abbiamo un ipotetico scenale di battaglia aerea collegandoci anche all'art ufficiale di Horikoshi. Abbiamo poi questo piano di riserva che All Might ha sviluppato comunque sia insieme ai Pro Hero, perché vediamo anche Hawks dietro di lui. E in tutto ciò stanno iniziando per l'appunto le operazioni di ricerca, quindi il finale sembra veramente veramente vicino. L'unica cosa che effettivamente non riesco a capire è il perché Horikoshi si stia dilungando. Praticamente sono questi ultimi tre capitoli dove sta sì, comunque sì, ok, approfondendo un attimino il mondo, le vicende di My Hero Academia, ma alla fine ci sta ripetendo cose già dette. E Afo è cattivissimo e quindi fa soffrire le persone, i suoi sottoposti.
la battaglia si sta avvicinando, eccetera. Quindi sì, ok, ci mette comunque sia delle pulci nell'orecchio interessanti, per l'appunto, come si chiama lui, lì Aoyama potrebbe essere usato per appunto influenzare le azioni dei villain, ma alla fine la storia non sta andando avanti per bene. Quindi speriamo che, insomma, da adesso in poi le azioni inizino a portarci verso un qualcosa. Le azioni riprendono a fluire in modo tale da vedere cose fighe. Comunque sia, nonostante ciò, piena fiducia nel maestro Rikoshi, che sicuramente ne sa più di noi di scrittura, eccetera, e sicuramente nel 2022 ne vedremo delle belle. Vedremo l'inizio e lo sviluppo sicuramente di questa battaglia finale, sviluppo che noi vivremo insieme come un vero e proprio viaggio che ci porterà verso il finale. Questo, raga, era l'ultimo video in generale del 2021. Io spero vi sia piaciuto, spero che questa mia analisi, anche breve, perché alla fine non è che nel capitolo vediamo tanto, vi abbia comunque sia potuto aprire degli spiragli per quanto riguarda la battaglia finale aerea, o comunque sia questo piano di ricerca e di piano, insomma, di riserva nel caso le cose andassero male. E niente, io vi rinnovo, raga, gli auguri per un 2022 pieno di gioia, di felicità, magari di niente Covid. Ecco, queste sono le cose che magari vi posso augurare. In generale, vi aspetto nei commenti con le vostre teorie e le vostre opinioni, anche per farci ovviamente gli auguri. E detto ciò, raga, io l'ultima cosa, siamo attivi tutti i giorni su TikTok, quindi per chi volesse seguirci anche lì, noi ci siamo. Detto ciò, raga, ci vediamo l'anno prossimo.